Ciao a tutti, sono Presidente della Rossa Kurdistan Italia ONLUS. Oggi abbiamo qui a con il Comune di Livorno per fare appello urgente per Kurdistan, Nord Kurdistan Turchia, perché ci sono massacro, come ci sono di Rojava, da parte Rojava, popolo curdi hanno liberato nel mano di ISIS. Però ci sono in dittatura in Turchia ora. 7 giugno elezione, Erdogan ha perso elezione, dopo elezione è diventato un assassino proprio. Poi hanno spostato elezione il 1° novembre, durante questa elezione hanno ucciso 33 giovani Suruj. Hanno fatto attentato da parte di ISIS, successo con Erdogan. Poi è successo attentato anche di Ankara, 10 ottobre, morti più di 100 curdi, ci sono altri socialisti turchi. Questo nessuno non parla, tutti stampa muto. Nessuno, quando succede qualcosa in Europa, come è successo a Parigi, il mondo è fermato. Però anche da succedere cose in Kurdistan nessuno non parla, succedere cose di Iraq nessuno non parla, in Siria nessuno non parla. Per questo noi oggi siamo qui, chiediamo a Europa per rompere questo massacro, perché se no muoiono tutti i giorni donne, bambini, come anche nel 4 mesi. Morto 186 bambini e donne, però in Turchia stanno facendo massacro questo. Poi in Kurdistan già 4 mesi c'è coprifuoco. Coprifuoco, nessuno esce da casa. E scuola hanno fermato, il mondo è fermato, però nessuno non parla questo di Kurdistan, nessuno, proprio tutti muto. Silenzio, perché silenzio uccide. Per questo rompiamo questo silenzio. Come Europa ha mandato 3 miliardi di euro in Turchia per aiutare profughi, invece Erdogan con questi soldi ammazzano popoli curdi, ammazzano bambini, donne. Come anche ora, 25 di dicembre, è Natale, morto bambini, donne. Successo un bimbo, 3 mesi, hanno ucciso da parte polizia speciale dei turchi, hanno sparato nel balcone. È morto questo bimbo. Morto per portare ambulanza, e hanno ammazzato e ucciso anche suo nonno. Per uscire fuori con bandiere bianche escano, perché gente proprio non escono da casa, perché appena esci da casa sparano. Poi anche dei feriti, quando li portano all'ospedale, da parte di esercito turchi, li mettono vestiti, guerriglieri, dice, lui era guerriglieri, per questo hanno ucciso, truccano, come tutti in silenzio. Per questo chiediamo a Europa per rompere questo Quindi il corridoio umanitario? corridoio umanitario. Noi abbiamo fatto appello per Rojava, ora chiediamo anche appello per Bakur Kurdistan urgente, perché già 4 mesi è quasi diventato come Kobani, proprio come Kobani. Come Kobani ci sono terroristi ISIS, però in Turchia, Nord Kurdistan c'è dittatura. Per questo chiediamo a tutti per aiutare l'appello per Nord Kurdistan. Come ha parlato il compagno Aligian dal Medaluna Rossa, io sono dall'Associazione Culturale Kurdistan Toscana e ora in Kurdistan Silopi, Cizre, Sur, Nusaybin, Shirnak, Kerboran, Varto, Silvan, Lice, Khezak. Queste città ci sono coprifuoco. Come avete visto anche sul foto che ci sono delle città 2000 anni antica, hanno distrutto. In Kurdistan non c'è un guerra. 40 anni che c'era una guerra fra PKK e Stato turco, invece ora ci sono un genocidio di parte della Turchia che proprio sta facendo un massacro sul civile. Mirai Ince, 27 settembre 2015, è nato, dopo 3 mesi è morto. Hanno ucciso. È una nonna a 70 anni, hanno ucciso. 7 giorni suo corpo è rimasto sulla strada. Lì non c'è, in Kurdistan ora non c'è una guerra, proprio ci sono Stato turco
il dittatore Erdogan sta facendo un massacro sul civile per chiudere il futuro del Kurdistan. Però il problema non è solo l'assassino di Erdogan, il problema di silenzio dell'Europa. Se in Israele, se a Israele se succedeva una cosa, o in Parigi è successa una cosa che noi abbiamo sentito male anche noi di questo terrorismo, però il mondo è fatto silenzio, il mondo ha fatto manifestazione, però in Turchia assassino Erdogan, il dittatore sta facendo ammazzare civile, il mondo non parla, l'Europa non dice niente. Noi cerchiamo, richiediamo in Europa, vari comuni, un corridoio umanitario aprire per chiudere questa guerra, per fare basta di questo massacro. Noi cerchiamo questo in Europa, questo silenzio basta, perché il nostro civile è morto. Bimbi, proprio ammazzano bimbi, ammazzano i vecchi, giovani, donne, uomini, fanno con bombardamento, con armi chimiche usano ora. E questo proprio è un problema dell'umanità, un problema dell'Europa questo, perché lo sapete che in Turchia Stato turco membri NATO, per questo in Europa dovete fare questa guerra, basta, dire basta questo, il popolo curdo sta morendo.